Amiche e amici di Volume Right, siamo qui con l'assessore ai trasporti e alla viabilità La Pietra. Siamo qui per chiederle come è andato oggi l'incontro dell'insediamento del Disability Manager nei suoi nuovi uffici e soprattutto quali sono le novità. Allora, io sono molto contenta che è arrivato un disability manager, questa figura tanto attesa, ma soprattutto di una persona molto valida che faceva già parte del nostro tavolo di concertazione, una persona molto attiva e sensibile alle tematiche, quindi sono contenta che sia lui. E le novità che ci accennavate? Da quando si è insediato abbiamo portato in giunta due delibere molto importanti, una già portata e presentata, l'altra arriverà proprio in giunta martedì il 23. Una riguarda gli stalli ad personam per ragazzini, quindi minori con disabilità, perché ho scoperto purtroppo, tristemente, che i bambini con disabilità molto gravi, con diagnosi di vita infauste, veniva data una disabilità transitoria e non permanente, quindi togliendogli dei diritti molto importanti. E quindi abbiamo deciso, visto che non possiamo sapere come comune quali disabilità hanno questi bambini, di dare a tutti i minori sotto i 14 anni la possibilità di avere uno stallo ad personam sotto casa anche se hanno una disabilità transitoria. E in questo momento in comune sono 400, sono tanti. Quindi c'è stata una vera e propria evoluzione fino a queste delibere, fino alle prossime applicazioni. Com'è stato questo percorso? È molto difficile, appunto, prima parlavo di questa delibera, l'altra è molto importante ed è da anni che me lo chiedono al tavolo di concertazione, cioè avere la gratuità sugli stalli blu della sosta. Quindi oltre a poter parcheggiare negli stalli gialli dedicati alle persone con disabilità, avere la gratuità della sosta in tutta la città, nella zona blu. E questo è veramente un obiettivo raggiunto molto, molto importante per tutte le associazioni. Grazie mille e in bocca al lupo allora per il percorso. Grazie.